Ecco, siamo venuti stamane a Bella, dove per il secondo giorno consecutivo c'è lo screening della comunità di Bella, che è stato organizzato dall'amministrazione comunale. Sono tantissimi gli abitanti di Bella che stanno venendo liberamente per sottoporsi al test, un test che è necessario fare per rispetto di voi stessi e anche della comunità. Assolutamente sì, anche perché avendo noi l'attività commerciale, avendo rapporti con tutta la popolazione, diamo anche un senso di responsabilità e cerchiamo di dare una mano un po' per tutti. Anche perché c'era molta preoccupazione negli ultimi giorni, purtroppo ci sono stati anche diversi casi e diversi piccoli focolai già individuati qui a Bella. Verissimo, verissimo. In bocca al lupo, andrà tutto bene. Speriamo. Ecco, vedete quanta gente, il test, lo screening si sta effettuando presso il campo sportivo qui comunale di Bella. C'è anche il sindaco, gli amministratori, il sindaco che ha voluto insieme a tutta l'amministrazione comunale organizzare questo screening. Sindaco, c'è grande partecipazione della sua comunità. Sì, assolutamente sì. Intanto c'è da registrare che negli ultimi giorni, purtroppo anche nel nostro paese, abbiamo registrato un numero importante di casi positivi. Ad oggi ne registriamo appunto 30. Ci sono alcuni stretti contatti in attesa del tampone, per cui abbiamo deciso come amministrazione comunale di effettuare questo screening in modo tale da avere soprattutto in vista delle riaperture delle scuole per domani, per avere una situazione sotto controllo. Ecco, proprio in riferimento all'apertura delle scuole prevista per domani, nel giro delle prossime ore sarà emanata l'ordinanza da parte del governatore Bardi, una nuova ordinanza che darà in linea di massima la libertà anche di scegliere rispetto a quelle famiglie che non intendono mandare a scuola i propri figli, di poter continuare liberamente anche con la didattica a distanza. Sarà una opportunità, una necessità anche a seguito di una serie di positività che sono emerse all'interno dei diversi comuni dove ci sono diversi ragazzi che sono risultati positivi. Lo screening qui a Bella, per quanto riguarda anche gli studenti, i ragazzi, che cosa è emerso, sindaco? Diciamo, intanto siamo soddisfatti perché c'è stata un'ampia partecipazione sia del corpo docente, del personale ATA, ma anche della popolazione scolastica in generale. Vi ha partecipato il 70% e anche gli esiti ci fanno ben sperare, per cui siamo contenti di poter riaprire domani mattina le scuole, le nostre scuole in sicurezza. Anche se erano emersi piccoli tamponi dove sono risultate alcune positività, saranno effettuati ora i tamponi di controllo da parte delle USCO. Sì, grazie. Abbiamo già organizzato e programmato per domani mattina questi tamponi molecolari presso la USCO a Potenza e ovviamente ci auspichiamo che questi tamponi molecolari possano dare risultato, diciamo, negativo per questi 11 ragazzini che ieri sono stati oggetto di test antigenico. Ecco, sindaco, facciamo vedere anche proprio anche l'operazione dove si stanno sottoponendo a controllo, e ringraziamo anche gli operatori, i volontari, i dipendenti comunali, i volontari della protezione civile, gli operatori sanitari che stanno contribuendo in questa operazione. In un giorno di festa non può essere una festa e una giornata dell'Immacolata, perché c'è bisogno soprattutto di capire se stiamo tutti bene. Una comunità si rivede proprio in questi momenti di difficoltà. Bella ha sempre dimostrato di essere una grande comunità e soprattutto abbiamo sempre potuto contare sul nostro personale, quindi colgo l'occasione veramente di cuore di ringraziare in questa giornata 8 dicembre, festa dell'Immacolata, tutti coloro che si stanno prodigando per il bene della nostra comunità, dalla polizia locale al personale
dipendente che appunto oggi sta lavorando, gli operatori sanitari, l'amministrazione tutta, perché è stato fatto un lavoro di squadra e riteniamo che questo lavoro, questo screening che stiamo facendo in questi giorni possa dare tranquillità alla nostra comunità, perché abbiamo bisogno di tranquillità. Sindaco, tra i tanti casi, tra la trentina di casi positivi che sono emersi fino ad oggi qui a Bella, cosa state facendo voi come amministrazione comunale per garantire a queste persone assistenza, aiuto, tutto il sostegno necessario che meritano? Sì, abbiamo messo a disposizione intanto il nostro personale, l'ufficio socioassistenziale a servizio di queste persone, la protezione civile che ci sta accompagnando in questo percorso proprio per dare quel sostegno che meritano. Le persone anziane che hanno bisogno, abbiamo organizzato un servizio di consegna a domicilio di medicinali, di generi alimentari, cerchiamo di fare del nostro meglio per sostenere in questo momento complicato tutte le nostre famiglie che registrano questa difficoltà. Ecco, la possibilità dello screening che era stato voluto dall'amministrazione comunale, Bella ha anche una particolarità del suo territorio, con tutta una serie di contrade che sono varie qui sul territorio, con molta gente che abita nelle contrade, e anche per loro è stata data attenzione e sensibilità. Non solo con lo screening di oggi, ma ci può essere l'opportunità di fare altri controlli? Sì, assolutamente, abbiamo esteso questo screening su tutto il territorio comunale. Nella giornata di ieri siamo stati qui all'Antreolo, poi ci siamo spostati a Sant'Antonio Casalini e di conseguenza nel pomeriggio a San Cataldo, cosa che faremo anche oggi. Dopo che abbiamo finito qui a Bellacentro, ci sposteremo verso Sant'Antonio Casalini e nella frazione di San Cataldo per continuare questo lavoro importante, che ci auguriamo tutti questa sera ci possa dare dei risultati soddisfacenti, perché anche noi e alla nostra comunità auguriamo di potersi avvicinare al Natale con una certa serenità. Sindaco, qui a Bella ci sono anche tanti concittadini di Bella che lavorano fuori regione, che intorno alle festività anche di Natale vorranno tornare dai loro familiari. Come state pensando di organizzarvi anche per consentire il rientro di queste persone che stanno tutto l'anno fuori, che lavorano fuori regione? Anche per queste persone stiamo pensando di organizzare uno screening attraverso l'utilizzo di questi test antigenici, in modo tale da poter far vivere a queste persone delle giornate di festa all'interno delle loro famiglie. Ovviamente il periodo emergenziale ci impone di non allargare a feste e festicciole varie, per cui invito e colgo l'occasione di questa diretta radiofonica di invitare i miei concittadini ovviamente a mantenere un atteggiamento prudenziale in modo tale da consentirci di poterci avvicinare alle feste con una serenità maggiore. Ecco, lo diceva lo stesso sindaco, fare lo screening, fare il test per vedere se tutti quanti noi stiamo bene, se siamo tranquilli. Siete venuti con grande interesse, soprattutto non con la preoccupazione, ma per capire com'è la situazione. Certo. È importante sottoporsi al controllo. Certo. Sì. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Forza Bella, in bocca al lupo a tutti. E questo è il senso della comunità di Bella. Vedete, sono in tanti. Il sindaco ha voluto ringraziare la polizia locale, gli operatori della protezione civile, ma gli stessi concittadini che da ieri e per tutta la giornata di oggi si sottoporranno non solo qui al campo sportivo di Bella, ma tra poco, come ha detto lo stesso sindaco, si trasferiranno. Ecco, ci stanno invitando, rimaniamo però fuori perché evitiamo di entrare dentro, volevamo solo ringraziarvi per quello che state facendo, e quindi è opportuno anche dare un ringraziamento ai volontari dell'ANPAS che sono impegnati non solo qui a Bella ma anche
in altre parti della regione, vedete, c'è tutta l'organizzazione dei volontari dell'ANPAS che noi conosciamo bene per il tramite non solo della referente di Potenza ma anche del presidente regionale Carmine Lizza. Il ruolo dei volontari, delle associazioni, ancora una volta è indispensabile in questa fase di emergenza, Sindaco. Assolutamente sì. Qualche giorno fa, in occasione del 40° anniversario del terremoto, ho avuto modo di far capire come durante la fase emergenziale del terremoto il ruolo del volontariato, della solidarietà forse è stata, diciamo, la cosa più importante di quel periodo. Devo dire che anche in questa fase emergenziale il ruolo del volontariato, della solidarietà, sta sempre al primo posto, e io non posso che ringraziare gli operatori qui presenti per il lavoro importante che stanno facendo a beneficio della nostra comunità. Li ringrazio e vi auguro sempre di continuare in questa direzione. Abbiamo bisogno di loro tutti quanti. Ecco, Sindaco, ne approfittiamo prima di fare una domanda anche a loro. Ci scrivono tuoi concittadini, c'è la necessità di prenotarsi o si può venire liberamente, perché vogliono sapere se c'è la necessità di prenotarsi? Allora, così come da nota del Dipartimento Salute della Regione Basilicata, in via prioritaria abbiamo esteso questo screening al personale scolastico, ai docenti, alle forze dell'ordine, alle attività produttive e ai commercianti, e anche a quelle che possono essere altre persone a rischio, così come sono gli ospiti della nostra RSA e gli operatori. Successivamente sicuramente avremo modo di estendere questo screening a livello di comunità, e in quel caso cercheremo di informare i cittadini per effettuare le dovute prenotazioni. Ecco, la fase è molto particolare, perché su ogni test viene poi indicato il nome della persona. È anche necessario farlo con attenzione, con prudenza, perché in alcune situazioni, purtroppo situazioni organizzate, lo dobbiamo dire, dal sistema sanitario regionale, è successo anche che si sono persi alcuni test, ma subito il Dipartimento Regionale della Sanità ha provveduto a rifar fare i test. Come sta andando? Ancora una volta voi dell'ANPAS, e vi ringraziamo pubblicamente, impegnati al servizio della gente che vuole sottoporsi al test. Sta andando bene. Abbiamo visto che c'è a Bella una maggiore affluenza rispetto anche a tante altre zone. Beh, forse nelle comunità un po' più piccole, e più sentite, più semplice. E quindi diventa anche più familiare. Non mi avvicino, non voglio entrare perché non voglio disturbarvi. Buon lavoro a voi, grazie per quello che fate, e meritano tutta la nostra gratitudine. Grazie, buon lavoro a voi. Ciao. Grazie, grazie, andrà tutto bene. E questo è il senso della comunità. Buongiorno, è opportuno sottoporsi al controllo? Sì. È importante fare, andrà tutto bene? Speriamo. C'è un po' di preoccupazione? Ah, un pochino. Buona giornata. Ciao. Per quanto concerne anche l'ordine pubblico nel paese, la gente ha rispettato le ordinanze, non ci sono assembramenti in giro, la gente si sta comportando seriamente, ha capito la difficoltà del momento? Sì, certamente sì, stanno rispettando quelle che sono le ordinanze sia regionali che quelle emesse dal sindaco, quindi non abbiamo grossi problemi. Ci siamo noi, siamo a disposizione della cittadinanza, come sempre. Grazie per quello che fate. Sindaco, è opportuno anche dare un messaggio rispetto al rapporto con la Regione Basilicata. Il Presidente Bardi era al corrente di questo screening. Con il Dipartimento Regionale della Sanità, con le ASP, ci sono delle segnalazioni particolari da fare rispetto a problemi di ordine generale che vuole approfittare? Beh, io posso dire come sindaco che con la Regione Basilicata, ma soprattutto con la ASP, cioè con l'USCO,
abbiamo avuto un rapporto di massima collaborazione e siamo stati ben supportati dal personale Covid-19, per cui sono stati sempre presenti nel nostro territorio. È chiaro che si può fare sempre meglio, anche noi possiamo fare sempre di più e dobbiamo cercare di mettercela subito di tutta affinché il tutto possa passare velocemente. Ecco, rivolgiamo un augurio finale a tutte le persone al momento positive di Bella ma anche a quelle che sono ricoverate in ospedale, che sono nelle strutture delle case di accoglienza. Per quanto concerne la struttura per anziani qui di Bella, non ci sono stati problemi fino a questo momento. Fino a questo momento non abbiamo ravvisato particolare criticità, se non negli ultimi giorni un solo caso positivo che stiamo monitorando insieme alla USCO di Potenza, quindi la situazione è assolutamente sotto controllo. Colgo questa occasione per rivolgere effettivamente a tutte queste famiglie, ma a tutta la nostra comunità, a tutti i cittadini che vivono questo periodo difficile. Vedete, continua a scendere la gente, c'è una lunga coda di concittadini di Bella, è tutto un servizio che si sta svolgendo nel massimo controllo, nel massimo rispetto anche della stessa comunità, non c'è la fretta di fare velocemente. No, assolutamente, posso dire solamente questa mattina che gioisco nel vedere questa partecipazione, significa che la gente è attenta alle problematiche e attenta alla propria famiglia, perché sottoporsi al test significa anche dare alla propria famiglia serenità. E ripeto, spero che i risultati di oggi ci possano portare a vivere delle giornate future con maggiore serenità. E la serenità che auspica il sindaco per il bene della sua comunità, perché lo ricordiamo, i sindaci sono le sentinelle del territorio e mai come in questo momento sono i sindaci anche i protagonisti e i maggiori responsabili, perché il sindaco, lo ricordiamo, è la prima autorità sanitaria sul territorio e quando c'è una macchina organizzativa che funziona come stamane, vi stiamo facendo vedere la coda, non riusciamo ad arrivare dietro perché perderemo il segnale telefonico, ma sono tanti i concittadini di Bella che si stanno sottoponendo al test. A Bella poi sono voluto tornare con piacere perché mi legano anni di amicizia con una comunità che è stata e che continua a essere sempre nel mio cuore. Ed è anche il caso per auspicare ad alcune persone, a un medico del tuo comune che purtroppo è risultato anche lui sfortunatamente positivo, è stato ricoverato in ospedale. Ho rivolto a lui parole che meritava perché è stato sempre uno al servizio non solo della sua comunità ma anche nel reparto dove lavora, e non solo a questo medico che è nei miei pensieri in questo momento, ma a tutti i positivi di Bella che auguriamo pronta guarigione. Assolutamente sì, auguriamo a tutti i nostri concittadini una pronta guarigione perché ce la meritiamo tutti. Grazie al sindaco di Bella, Leonardo Sabato. Guardate ancora la gente, i volontari che stanno rilasciando il modulo e lo screening che continuerà. Vi ripeto, vi daremo informazioni nel corso della giornata. Il governatore Bardi emanerà questa nuova ordinanza. Domani le scuole torneranno aperte nella gran parte dei comuni della nostra regione, si stanno effettuando gli screening a Potenza, a Matera, per vedere anche che cosa emerge dal dato relativamente agli studenti e ai docenti. Però nella ordinanza, lo anticipiamo, ci sarà la possibilità di poter continuare nella didattica a distanza proprio per evitare che ci siano quei problemi che sono emersi in questi ultimi giorni. Ci sono in alcuni comuni
genitori che hanno avviato delle petizioni popolari, pensiamo al comune di Lauria, dove ieri centinaia di genitori hanno rivolto una petizione al sindaco in virtù dell'aumento eccessivo dei casi positivi che sono emersi negli ultimi 10 giorni a Lauria, di chiedere la non riapertura delle scuole. Adesso vedremo com'è la situazione di Lauria, è una situazione simile anche ad altri comuni. Ed è chiaro che, sindaco, anche questa nuova ordinanza che dà l'opportunità e la possibilità di continuare nella didattica a distanza, poi sarà facoltà delle famiglie e anche degli stessi amministratori decidere come comportarsi. Sì, ovviamente la decisione finale a questo punto rimane in capo alle famiglie. Io ritengo che le nostre scuole sono sicure e quindi invito le nostre famiglie, i nostri concittadini a mandare i figli a scuola, anche perché lo screening che abbiamo voluto a personale docente, al mondo della scuola, è servito proprio a questo, a darci sicurezza, e gli esiti ci riportano proprio in questa direzione. Quindi invito i cittadini domani a mandare i propri figli a scuola, perché i nostri figli a scuola sono al sicuro. E questo è l'appello che ha voluto fare il sindaco alla comunità, ai genitori di Bella, che a seguito dello screening che terminerà oggi, ma ci saranno sicuramente anche nei prossimi giorni, con il rientro, come dicevamo prima, delle persone che stanno fuori regione, altri controlli alla comunità, perché è opportuno mettersi in sicurezza. Uno screening necessario è il senso di una comunità che vuol mettersi in protezione? Certamente, certamente. Per fortuna sono pochi i casi positivi qui a Bella, speriamo che vada tutto bene. Speriamo, mi auguro. In bocca al lupo. Grazie. E possiamo chiudere questa lunga diretta che vi abbiamo voluto fare qui dal campo sportivo di Bella. Vedete i volontari della protezione civile, ci sono anche i volontari dell'ANPAS, la gente che continua poco alla volta a scendere, ad arrivare. C'è una lunga coda che abbiamo registrato quando siamo arrivati in paese. Ci sarà tempo ancora fino alla tarda mattinata di oggi qui al campo sportivo per chi vorrà sottoporsi al test. Poi ci si sposterà nelle contrade, nelle zone di Sant'Antonio Casalini e di San Cataldo, dove ci sono numerosi cittadini. Quanti abitanti sono adesso attualmente la comunità di Bella A? Il numero complessivo della popolazione? Il numero complessivo è sceso pochi mesi fa, purtroppo, al di sotto dei 5.000 abitanti, siamo oltre 4.009. 4.009, di cui un 2.000 qui nella zona 2005 di Bella Centro e il resto tutte nelle contrade. Diciamo un 2.008 su Bella Centro e il resto sparso fra la frazione di San Cataldo e Sant'Antonio Casalini. Sant'Antonio Casalini, che sono due bellissime frazioni dove ci sono tantissimi lavoratori e dove ci sta una comunità di lucani che è impegnata nel settore della refrigerazione, cioè nella realizzazione di celle frigorifere. Ci sono interi imprenditori, personale che lavora da ogni anno per mesi e mesi fuori regione, che sono impegnati proprio nella realizzazione di celle frigorifere, che potrebbero essere utili, sindaco, in questo momento in cui bisogna pensare anche alla conservazione del vaccino. Assolutamente sì, noi abbiamo la fortuna di avere nel nostro territorio tante aziende importanti, specializzate in questo campo, che lavorano in tutta l'Italia, ma anche all'estero. Sono delle aziende specializzate, sicuramente in questa circostanza potrebbero dare il loro supporto proprio per realizzare questi congelatori da destinare per la conservazione dei vaccini. E noi ne approfitteremo per lanciare anche questo messaggio al presidente Bardi, al direttore regionale del servizio sanitario della regione Basilicata, visto e considerato che abbiamo
anche della manodopera specializzata che può essere utile in questa fase dell'emergenza. Assolutamente sì, abbiamo questa fortuna e cerchiamo di valorizzare questa nostra imprenditoria che è molto valida in questo campo. Ringraziamo nuovamente il sindaco, auguriamo a tutti una buona giornata dell'Immacolata. Oggi è un giorno particolare, oggi nella gran parte delle nostre case si cominceranno ad allestire gli alberi di Natale, ad allestire il presepe. Facciamo in modo che possiamo vivere lo stesso le emozioni di un Natale che non sarà uguale a quello degli altri Natali, però il Natale è Natale, è speranza, è la nascita del bambinello. Ciascuno di noi con la fede, con la preghiera deve pensare, prepararsi a questo Natale facendo in modo di pensare ai tanti, alle migliaia di persone che sono ricoverate nelle nostre strutture sanitarie, alle centinaia e centinaia di persone anziane che sono nelle case di riposo. Sono queste le persone più fragili che dobbiamo preservare, ed è per questo che deve essere un Natale nel rispetto delle nostre comunità, un Natale che non può essere la corsa alle luminarie, ad andare nelle strade del centro storico. Diciamo alla gente: preoccupatevi di fare solidarietà, di andare ad aiutare dove ci sono famiglie, e vi ripeto, ci sono famiglie che hanno bisogno del nostro aiuto, perché i comuni, non è il caso qui di Bella, non vanno a ritirare la spazzatura da giorni. Ci sono persone che sono positive da 10-15 giorni al comune di Potenza, dove sono abbandonate da tutti. Si è fatto la corsa a fare le luminarie nel centro storico. Si potevano risparmiare questi soldi dandoli alle associazioni di volontariato, organizzando i servizi utili che servono in questo momento per aiutare le famiglie che hanno bisogno. Facciamo in modo che sia un Natale positivo per tutti, che sia un Natale che ci dia la speranza che possa tutto tornare quanto prima rispetto alla vita ordinaria che a Bella, a Potenza, a Matera, in Basilicata, in ogni parte d'Italia e del mondo deve tornare la vita normale come prima, sindaco. Assolutamente sì, l'auspicio è questo, stiamo lavorando in questa direzione, e questa mattina con questo segno di speranza voglio salutare i miei concittadini e augurare loro di trascorrere una serena giornata dell'Immacolata, e sono certo che nei prossimi giorni le notizie saranno confortanti per la nostra comunità, notizie che ci consentiranno di vivere il Natale con serenità, ovviamente nel rispetto di quelle che saranno le norme anti-Covid, che invito sempre a rispettare. Ti stanno facendo i complimenti, sindaco, da ogni parte della regione, ma anche dei tanti lucani che ci stanno seguendo da fuori regione. Speriamo che, come con l'autorevolezza della tua amministrazione qui di Bella, anche gli altri tuoi colleghi sindaci si attivino in questi giorni per organizzare servizi su misura nel bene delle nostre comunità, perché in fondo il Natale può essere anche un Natale di semplicità. Non serve sperperare soldi per fare le luminarie, ma dare servizi adeguati ai cittadini. In questo momento preciso io mi sento di dire che il nostro Natale deve essere un Natale vissuto all'insegna della serenità, ognuno nella propria famiglia. In questo momento già questo sarebbe importante per ciascuno di noi. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie a te, dottore. C'è il caffè che ci hanno portato e lo prendiamo con piacere. Lo prendiamo con piacere. Grazie per tutto quello che fate. So che tu sei uno che segue su Facebook tutto quello che accade. Bravissimo. Che dici, l'informazione sui social è positiva in questo momento? Come viene vista l'informazione? È necessaria? Sì. Dopo tanti anni ci siamo rivisti. In un momento particolare. Che superiamo questo momento, ci possiamo rivedere, prendere un caffè al bar, possibilmente anche un pranzo.
Grazie, lo faremo con piacere, perché a Bella abbiamo tanti amici. Vorrei salutare un tuo collega che per me è stato molto caro, Michele Fezzuoglio, con lui tutta la famiglia Fezzuoglio, che ha vissuto anche una situazioni tragedia. Particolari. Sono molto legato al figlio che sta a Perugia, che ha continuato il suo impegno nell'arma dei carabinieri, una brutta pagina per Bella, però questa famiglia e questo ragazzo è ancora nel ricordo di tutti quanti noi. Certamente, certamente. È un esempio per i concittadini di Bella. Un esempio di servizio civile, pubblico, che è partito dal padre, che ha trasmesso ai figli il valore del senso civico. Questo ragazzo che ha avuto purtroppo una tragica morte in una sparatoria alla periferia di Perugia diversi anni fa. Io ho avuto modo e il piacere di conoscere questo ragazzo, che aveva sicuramente tutta una vita davanti a sé, anche per fare una carriera nell'arma dei carabinieri. E sono contento che anche il fratello ha voluto seguire la strada per poter ricordare e onorare un figlio di questa comunità che ha perso la vita in circostanze strane, quella di rendere e di tutelare le nostre comunità. Ed è per questo che anche all'arma dei carabinieri va il nostro pensiero, alla polizia locale, a tutti coloro che sono impegnati, all'esercito italiano in questa fase di emergenza. Ne ho approfittato per ricordare un figlio, un cittadino onorario di Bella, che ha perso la vita in una circostanza che non meritava, sindaco. Sì, sì, assolutamente. È un figlio della nostra terra che noi annualmente ricordiamo. L'anno scorso abbiamo avuto anche, grazie soprattutto al comandante regionale della Legione Carabinieri di Basilicata, generale Castello, abbiamo intitolato la nostra caserma a Donato Fezzuoglio. Una cosa importante, perché Donato è rimasto nel cuore di ogni bellese, ovviamente, quindi non possiamo che ricordarlo ogni anno affettuosamente, così come lo facciamo insieme alla sua famiglia. E adesso c'è anche il fratello, che continua a ricordarlo e continua a essere impegnato nella stessa arma dei carabinieri. Anche un altro esempio di continuità in una famiglia che è partita con Michele, che era il comandante della polizia locale qui a Bella. Sì, diciamo che è una dedizione che la famiglia ha nelle vene sanguigne, diciamo. E con questo bellissimo ricordo di una famiglia. Un ringraziamento. Sì, sì. Io volevo cogliere questa occasione, perché non l'ho fatto prima, però veramente mi sento nel cuore di rivolgere un sentito ringraziamento al personale Covid USCO di Basilicata, perché sia con il dottor Barile ma con il dottor San Gregorio veramente sono delle persone eccezionali, che sono state al nostro fianco e lo continuano ad essere. Quindi li volevo ringraziare pubblicamente, così come ringrazio tutto il personale che è stato a servizio della nostra comunità. E questo ringraziamento noi ci associamo anche noi con queste immagini. Vedete, ci sono altre persone che stanno arrivando, che sono in coda. Auguriamo a tutti una buona giornata, una buona Immacolata, e facciamo in modo che sia un Natale diverso, un Natale di speranza per tutti, di pronta guarigione, e che tutto vada bene. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Grazie, chiudiamo questa lunghissima diretta. Vi daremo e torneremo più tardi in diretta per darvi i dati dei contagi di oggi. Purtroppo ci sono altri contagi nel Donuva Universo Salute, sono emersi altri casi positivi, c'è stato purtroppo una serie di focolai all'interno, la situazione comunque tutto sotto controllo, le persone positive sono state separate dalle altre all'interno dei reparti, ma
sulla tarda mattinata vi daremo il dettaglio di tutti i nuovi contagi e vi daremo anche il dettaglio della ordinanza che il governatore Bardi sta predisponendo. Domani si tornerà a scuola, ma sarà un ritorno a scuola nella responsabilità di ciascuno, anche dei genitori che non intendono mandare i propri figli a scuola, anche se il sindaco di Bella ha voluto rivolgere l'invito a tutti ad andare qui a Bella perché la situazione è tranquilla e serena, non ci sono problemi rispetto allo screening che è stato effettuato. Ci sarà questa opportunità che vi abbiamo anticipato, che ciascuno potrà essere libero se mandare i figli a scuola oppure continuare con la didattica a distanza. Buona giornata a tutti.